Buonasera a tutti e benvenuti all'apertura del 21° Congresso Nazionale Italiano della Pneumologia. È per me veramente un grandissimo piacere e un onore ospitare, anche se in maniera virtuale, tutti i presenti. Il mio sarà un saluto molto rapido a questo congresso così nuovo, così strano. Fin dall'inizio avevamo intuito la gravità della pandemia e quindi avevamo deciso che sarebbe stato un congresso interamente digitale. Siamo riusciti a comunque compilare un programma che ritengo di alto livello. Abbiamo 44 simposi, una ventina di corsi, 16 vetture, tre discussioni poster, una tavola rotonda, un dibattito pubblico che inizieremo tra pochi minuti. 200 relatori italiani e stranieri, una domenica, una giornata dedicata interamente alla tematica Covid. Di quelle 13:30 avremo una lettura da un collega cinese che è stato tra i primi a lavorare sul Covid. Io devo fare solo un po' di ringraziamenti per partire e vi prego di avere ancora 2 minuti di tempo. Prima vorrei ringraziare la Presidenza della Repubblica che ha voluto porre il nostro congresso sotto il suo alto patronato. Credo che sia un gesto importante, non potevamo ricevere un riconoscimento più importante del nostro lavoro e dobbiamo veramente essere molto orgogliosi. Poi vorrei ringraziare chi ha collaborato a questo congresso, il team di Infomed, di Berillium, tutte le Cristina, Gaia, Camilla, Marta che hanno partecipato, il comitato organizzatore, i miei colleghi dell'esecutivo e del direttivo della SIP, i gruppi di studio della SIP e di AIPO. Un ringraziamento a Adriano Vadi che saluterà tra un minuto. Grazie anche a Federico che ha instaurato una collaborativa, diciamo, campagna sul satellite che sarà presentata sabato. Ringrazio infine tutti i soci, in particolare i giovani che costituiscono il cuore della nostra disciplina. Parlando di soci, voglio ricordare che domenica, durante la giornata Covid, alle 13 dedicheremo un tributo ai nostri colleghi che hanno perso la vita, curando i pazienti con Covid. E a loro va il nostro ricordo e sono certo che saranno di esempio per i nostri futuri specialisti nell'apparato respiratorio che formeremo nel corso degli anni. Io direi di concludere qua i miei saluti, passo la parola ad Adriano Vagli, che oltre che essere un amico è il presidente della Federazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, per il suo saluto a tutti voi. Prego, Adriano. Grazie Luca. Prima di tutto, ovviamente mi associo al tuo ringraziamento. Ringrazio ovviamente, ti ringrazio sentitamente per l'invito, perché è un momento estremamente importante per la pneumologia e quindi penso che una sinergia che ormai c'è da tempo tra AIPO e SIP sia quello che occorre per fare meglio e fare sempre di più. Un saluto in particolare anche al Ministro e a tutti i presenti e agli pneumologi in prima linea che in questo momento stanno operando al meglio con professionalità e spirito di sacrificio. Con Luca e SIP abbiamo da tempo una collaborazione estremamente importante che ha dato dei significativi risultati, soprattutto in questo momento di pandemia e di criticità. Abbiamo prodotto documenti, abbiamo fatto iniziative e penso che in futuro saranno ancora più importanti e più interessanti. Questo sempre nell'interesse prioritario per noi dei pazienti e della nostra specialità. Grazie Luca. Grazie Adriano. Credo che ora proietteremo un brevissimo video di introduzione al congresso prima di partire con il dibattito. Pregherei la regia di inviare il video. Roma è triste. Roma è immobile. Roma mette paura. Roma è spettrale. Roma è morta. No. Roma si riposa. Roma, 9 marzo 2020. Non un giorno qualunque, un giorno che non scorderò. La pandemia mette in ginocchio l'Italia e all'improvviso tutto cambia. Cambiano le strade, mai viste così deserte e taciturne. Si svuotano le giostre, i centri commerciali, le chiese, le metropolitane.
ad abitarle. Uno strano e spettrale silenzio. Cambiano gli ospedali. Ora assomigliano più a delle trincee, dove medici e infermieri si trasformano in eroi. Quello che prima davamo per scontato, non lo è più. Un caffè, una passeggiata in centro, la birra con gli amici, il calcetto oppure un abbraccio. Di colpo tutto svanisce. E così ho cominciato a vivere il presente come in una bolla, incerto sul futuro e sicuro solo di una cosa, andare avanti, in qualche modo. A Roma manca qualcosa. Dal balcone la vedo così solitaria. Un piccione fa compagnia a una statua. Il sole sbatte sui vuoti monumenti privi del suono delle voci del mondo che fino a poco tempo fa passavano per rendere omaggio alla loro bellezza. Ascolta, si riesce perfino a sentire lo scroscio del tenere. Non l'avrei mai pensato così malinconico. A Roma manchiamo noi. Per qualcuno Roma è casa. Roma è casa. E la tua casa non è Roma. Casa non è Roma. Per questo, forse, per questo, non è così facile adattarsi. Non è così facile adattarsi. Anche se, tutto sommato, un balcone è bello farsi accarezzare dal sole, affacciarsi dalla finestra e salutare la vicina. Che strano. Quando la incontravo non la salutavo mai. E guarda ora. Forse anch'io sto cambiando. Non perché mi sto adattando a questa situazione. No, non è questo. È diverso. Sto imparando a dare un nuovo significato alle piccole cose. Quelle che prima mi passavano davanti senza che me ne accorgessi. Odiavo il traffico. Adesso quasi mi manca. Non sopportavo mia zia. E ora posso vederla solo. Quanto vorrei abbracciarla. Guarda che belli questi vicoli. Non mi ero mai accorto di tanta bellezza. Siamo fortunati. Sì, ho imparato la lezione. Terrò nella memoria questi giorni di solitudine e attesa. Ora apprezzo tutto quello che la vita sa offrirmi. Roma. No, adesso più che mai non sei solo Roma. Sei cambiata anche tu. Non sei solo Italia. Sei il mondo. Quando la vita di ogni giorno cambia, noi possiamo cambiare con lei. E con queste immagini, che sicuramente non dimenticheremo mai, rinnovo il benvenuto al Congresso Nazionale della Società Italiana di Pneumologia, Pneumologia e Covid-19, tra ospedale e territorio. Che fare? Di questo parleremo nel dibattito pubblico che sta per iniziare a breve, l'intervento del Ministro della Salute Roberto Speranza, poi diverse testimonianze di pneumologi in prima linea sul territorio e ancora infermieri e medici di base, tutte le categorie coinvolte nella gestione dell'emergenza. Per capire l'importanza dei temi che andremo ad affrontare, vi anticipo un dato: oltre l'80% delle pneumologie attualmente è totalmente Covid. Dunque, la pneumologia ha avuto ed ha un ruolo fondamentale nella gestione dell'emergenza. Do subito la parola al professor Luca Richeldi, presidente della Società Italiana di Pneumologia, che ci introdurrà i temi del nostro dibattito. Prego, professore. Grazie Giorgio. Intanto lasci che io, a nome di tutti i soci, la ringrazi per essere qui con noi. Lei è stata un po' una delle componenti di della comunicazione che c'è stata sul Covid alla Protezione Civile, quindi so che anche lei è coinvolta in queste tematiche e la ringrazio molto di essere qui con noi stasera. Il nostro dibattito sarà un dibattito certamente stringato, ma che va su temi molto, molto seri. Intanto ringrazio il Ministro Speranza, che dopo ci farà sapere, ci farà avere il proprio parere. Io ho conosciuto, anche se non personalmente, ho visto il Ministro nella sala operativa del Comitato operativo della Protezione Civile fin dalle prime giornate del lavoro della CTS, e ne ho apprezzato veramente, devo dire, anche la saldezza di nervi e la capacità che ha saputo dimostrare in questi difficili mesi. Quindi a nome mio personale e di tutta la società lo ringrazio per il lavoro che ha fatto e soprattutto per quello che sta facendo e ancora di più per quello che dovrà fare.
quindi gli vorrei far pervenire la vicinanza della SIP a quello che sta compiendo. La pandemia in corso, naturalmente, e l'epidemia delle malattie respiratorie indicano grosso modo tre priorità che penso saranno un po' il centro della nostra discussione. La pneumologia ha bisogno di livelli di intensità clinici simili a quelle di altre specialità, ad esempio della cardiologia, con unità di terapia semi-intensive che si sono dimostrate cruciali nella gestione di questi pazienti. Serve sostanzialmente un aggiornamento della vecchia normativa che risale al 2012 col decreto, la riforma Balduzzi. Poi è necessario anche pensare a una rete territoriale delle pneumologie e sono felicissimo di avere qui con noi stasera due colleghi e anche due amici, il dottor Silvestro Scotti e il dottor Claudio Cricelli, che rappresentano il cuore del nostro Servizio Sanitario Nazionale, cioè i medici di medicina generale, con i quali noi dobbiamo e vogliamo coordinarci per una specialistica territoriale che potrebbe ritirare fuori un vecchio modello delle reti dispensariali. Penso che ne parleremo durante il dibattito. Infine, la formazione, dobbiamo creare le reti formative, perché le reti formative sono la base per creare nuovi specialisti. Abbiamo assistito a una triplicazione delle borse di studio per le malattie dell'apparato respiratorio in quest'anno e avremo bisogno di tutti gli ospedali di formazione sul territorio per creare dei giovani specialisti davvero preparati a rispondere non solo a questa pandemia, ma alle potenziali pandemie che potranno venire in futuro. I giovani sono certamente il cuore della nostra specialità, come il cuore del nostro servizio sanitario, e credo che averli a cuore, se posso usare questo gioco di parole, sia un po' la chiave della nostra missione. La Società Italiana di Pneumologia ha nei giovani il proprio cuore. Quindi io ringrazio ancora tutti, soprattutto per tutti i colleghi che hanno ritagliato questa parte di serata per questo dibattito, e sono certo che avremo il modo di tirare fuori delle buone idee per andare avanti e per costruire un servizio sanitario nazionale ancora più forte di quello che abbiamo e di cui dobbiamo essere particolarmente orgogliosi. Giorgia, ripasso a lei la parola. E sul futuro, sulla programmazione, sentiamo a questo punto subito l'intervento del Ministro della Salute Roberto Speranza. Il saluto al Congresso Nazionale di Pneumologia, sentiamo. Salve a tutti, sono contento di poter portare il mio saluto a questa assemblea importante della Società Italiana di Pneumologia. Penso che tutti vedano bene quanto sia rilevante il lavoro che voi avete fatto in questi mesi così difficili e il ruolo che rivestite dentro il Servizio Sanitario Nazionale del nostro Paese. Siamo ancora dentro la battaglia contro il Covid. Certo, negli ultimi giorni arriva qualche primo segnale in controtendenza dopo mesi molto molto complicati, ed è anche vero che vediamo finalmente uno spiraglio di luce attraverso i vaccini che ci auguriamo nel più breve tempo possibile l'Agenzia del Farmaco possa approvare per consentirci l'avvio di una campagna che sarà particolarmente importante in tutto il nostro Paese. Ma ci tenevo a mandarvi questo messaggio. Non posso purtroppo, per ragioni di impegni istituzionali, partecipare direttamente e anche poter interagire con voi, ma ci tenevo prima di tutto a dirvi grazie. Grazie per il lavoro straordinario che avete fatto. È stato un lavoro diverso da quello del passato, è stato, io penso, uno dei momenti di maggiore impegno per tutti voi, per il lavoro che fate e la presenza del vostro presidente Luca Richeldi dentro il Comitato Tecnico Scientifico, con il contributo importante che lui ha potuto dare sulla base delle conoscenze di cui dispone al lavoro del Comitato Tecnico Scientifico, e quindi ai suggerimenti, ai consigli, ai punti di vista che lì sono emersi e sono stati preziosi per il nostro governo, ritengo che rappresenti al meglio anche una nuova centralità che dobbiamo costruire per la pneumologia nel nostro Servizio Sanitario Nazionale. Io ho letto le vostre proposte, sono proposte che vanno nella direzione giusta, su cui c'è la mia massima disponibilità ad intervenire, a costruire ulteriori momenti di confronto per renderle nel più breve tempo possibile un pezzo di un'agenda di riforma del Servizio Sanitario Nazionale. Come sapete, noi
In queste ore siamo impegnatissimi per combattere la battaglia contro il Covid, ma sempre in queste ore, insieme alla battaglia contro il Covid, dobbiamo programmare la sanità del futuro e dobbiamo farlo con le risorse che sono a disposizione in una nuova fase di politica economica espansiva in cui usiamo i soldi del bilancio nazionale, usiamo i soldi europei che ci sono, io chiedo che siano ancora di più aumentati, ce n'è bisogno ancora di altri per provare a costruire il Servizio Sanitario Nazionale del futuro. E io penso che tutti abbiano capito con chiarezza quanto conti avere un Servizio Sanitario Nazionale capace di rispondere fino in fondo alle esigenze dei cittadini del nostro Paese. E allora dentro questa sfida di riforma abbiamo bisogno di un ruolo vostro, di quello che avete rappresentato, della vostra esperienza e delle vostre competenze, perché la pneumologia è un pezzo essenziale del nostro Servizio Sanitario Nazionale e insieme dobbiamo costruire un vostro maggiore protagonismo appunto nella costruzione della sanità italiana del futuro. E allora grazie, grazie ancora per quello che avete fatto finora, grazie per la strada che ancora insieme vogliamo provare a correre e grazie perché le risorse, le donne e gli uomini che ogni giorno fanno la loro parte per combattere questo virus, io credo che abbiano dato un esempio straordinario di come si può fronteggiare una crisi così drammatica e di come insieme si può pianificare un servizio sanitario nazionale migliore. Grazie ancora, buon lavoro e sono convinto che insieme sapremo essere all'altezza di questa sfida. E ringraziamo il Ministro della Salute Roberto Speranza che dice programmare la sanità del futuro insieme anche tenendo in considerazione le priorità che ha elencato prima il Professor Richeldi, che ringrazio di nuovo per avermi coinvolto. A questo punto darei la parola alla professoressa Paola Rogliani, direttrice di pneumologia al Policlinico Tor Vergata. Prego professoressa, il Ministro Speranza parlava di una nuova centralità che dovrà avere la pneumologia. Io ringrazio, prima di ogni cosa lasciatemi ringraziare il Ministro Speranza per queste parole, ma anche il Professore Richeldi che nel Comitato Tecnico Scientifico ha avuto un ruolo importante per la nostra disciplina, un ruolo assolutamente rilevante in questa fase di grande emergenza. Il Ministro ha proprio sottolineato la riforma della sanità del futuro, dove sicuramente la pneumologia deve avere una nuova ricollocazione, perché bisogna approfittare di questi eventi e trarne vantaggio e insegnamento, soprattutto per prendere precauzioni per l'avvenire, affinché non ci si ritrovi impreparati. La pneumologia, sebbene è stata ritenuta fino ad adesso una classica, lasciatemi il termine classico, disciplina medica, ha mostrato, e questo sono i dati che parlano e l'ha sottolineato anche il Ministro nel suo intervento, ha mostrato una grande prontezza e efficacia in una operatività, lasciatemi dire, ad alta criticità. E tutto questo genera quindi la necessità di una adeguata collocazione nel futuro del sistema sanitario nazionale, perché la pneumologia deve essere ricollocata quale disciplina ad alto impatto che vada all'alto impatto clinico, all'interventistica, ma anche all'area critica, come è stato dimostrato in questa emergenza, che l'ha vista veramente pronta ad affrontare con grande determinazione tutto. Per cui grazie al Ministro che ha sottolineato il ruolo della nostra disciplina e grazie al professore Richeldi che si è fatto voce per tutti, per la SIP, per l'AIPO, per tutte le componenti di questa specialità, che merita la giusta collocazione proprio come ha detto il Ministro nel futuro del sistema sanitario nazionale. E lasciatemi chiudere con un parallelismo che abbiamo avuto modo in altre occasioni di poter commentare, che mi è piaciuto molto, portato in un'intervista da Silvio Garattini, dove associava proprio la sanità alla difesa. Ebbene, noi come la difesa è pronta per qualsiasi evenienza, così la sanità lo deve essere oggi, senza trovarci mai più in una condizione in cui dobbiamo risolvere al momento
ma avere dei piani ben strutturati e ben determinati con la giusta appunto prevenzione. E per cui grazie e credo che ridò la parola alla Giorgia Cardinaletti. E alla professoressa Rognani, solo per anticiparti che poi avremo tempo anche di tornare sul tema delle risorse, perché se ne sta discutendo molto, sappiamo che il ministro appunto era impegnato oggi in temi che riguardano anche la sanità, quindi parliamo del recovery plan, torneremo proprio sul tema risorse. Dicevo anche del dato, oltre l'80% delle pneumologie attualmente è totalmente Covid, e tutte le pneumologie ammettono e hanno gestito e gestiscono dunque pazienti Covid. Darei la parola al professor Carlo Vancheri, presidente eletto della Società Italiana di Pneumologia e professore ordinario di malattie dell'apparato respiratorio all'Università di Catania, perché professore ci illustrerà i risultati di un recente sondaggio da cui risulta che la pneumologia ha avuto un ruolo centrale nella gestione della pandemia. Grazie dottoressa Cardinaletti, mi consenta anche brevemente di ringraziare il professore Richeldi e la professoressa Rogliani per l'invito a questo dibattito, ovviamente anche il ministro e tutti i partecipanti che saluto e a cui do il benvenuto anche nella mia veste di presidente eletto della Società Italiana di Pneumologia. Lei ha anticipato in effetti quello che è stato un sondaggio promosso dalla Società Italiana di Pneumologia, e di questo ringrazio molto il Consiglio Direttivo, oltre che il Presidente, il Professore Richeldi, e condotto nei giorni scorsi, quindi è un sondaggio molto recente, con l'aiuto della Task Force Giovani della Società Italiana di Pneumologia, in modo particolare dal suo coordinatore, dottore Francesco Lombardi, che voglio ringraziare in questa occasione. Il sondaggio era composto da molte domande, una quarantina di domande, che sono state poste ai direttori delle unità operative di pneumologia su tutto il territorio nazionale, da nord a sud. Le risposte sono state analizzate e ovviamente l'intento era quello di mettere in evidenza il ruolo della pneumologia nel corso della pandemia. Parto, quindi vi presenterò alcuni di questi dati, ovviamente non tutti, ma quelli che io ho ritenuto essere più significativi. E parto proprio da un dato che aveva anticipato la dottoressa Cardinaletti nella sua introduzione, e cioè che l'80% delle unità operative di pneumologia è direttamente impegnato nel ricoverare pazienti Covid, ricevendo pazienti dai pronto soccorso e da altre strutture. Nonostante ci sia stato un aumento dei posti letto di almeno il 30%. Ma il dato che io ritengo veramente interessante per capire qual è stato il ruolo di noi pneumologi durante questi mesi è il fatto che il 100%, cioè tutte le unità operative di pneumologia, ha usato e usa correntemente il supporto ventilatorio non invasivo per i pazienti con insufficienza respiratoria indotta dall'infezione da Covid, con metodi diversi, dagli alti flussi di ossigeno all'utilizzazione del casco ad altri sistemi di ventilazione meccanica non invasiva. Questo sicuramente è un dato molto importante, ma a fronte di questo dato, e questo secondo me è uno spunto per il dibattito, circa il 90% di queste unità operative non ha un riconoscimento ufficiale di posti dedicati alla terapia semi-intensiva respiratoria. Pensate che il 64% delle unità operative pratica la terapia semi-intensiva ma non ha nessun tipo di riconoscimento, il 27% ha un parziale riconoscimento, solo nel 9% dei casi c'è un riconoscimento ufficiale. E attenzione, questo ha delle ricadute che sono importanti, perché questo mancato riconoscimento ha delle ricadute in termini di unità di personale medico e infermieristico e ovviamente dei DRG, perché ovviamente il riconoscimento di una terapia semi-intensiva richiede più personale, sia medico che infermieristico.
Se queste unità non sono riconosciute, ecco che c'è meno personale. E anche questo emerge dal sondaggio, perché se si va a analizzare il rapporto numerico medico-paziente e infermiere-paziente nei giorni, per esempio, feriali, durante la settimana, questo rapporto è simile a quello di una normale degenza, quindi ignorando la presenza invece di pazienti che sono ventilati, che hanno bisogno di un monitoraggio continuo 24 ore su 24. Questi numeri poi scendono ulteriormente nelle notti e nei giorni festivi. Quindi questo è un dato assolutamente sconfortante, che spero possa essere preso in considerazione nel prossimo futuro. Un altro dei quesiti che è stato posto nel sondaggio è quello di chiedere ai direttori delle unità operative: ma se, mettiamo il caso, per un motivo qualunque, nei vostri reparti non si facesse più terapia semi-intensiva, non si trattasse più l'insufficienza respiratoria, che fine farebbero questi pazienti? Bene, secondo le risposte che sono venute fuori e dall'analisi che è stata fatta, più del 50%, per l'esattezza il 54% di questi pazienti, finirebbe nei reparti di rianimazione, ovviamente con conseguenze che sono facili da immaginare, perché andrebbero a congestionare ulteriormente i reparti di rianimazione. Quindi vedete come il ruolo della pneumologia e soprattutto del trattamento dell'insufficienza respiratoria sia assolutamente fondamentale. Sempre dal sondaggio emerge anche come il 90% dei reparti di pneumologia ricoveri pazienti che provengono dalle terapie intensive, anche se sono tracheostomizzati, e questo è estremamente importante per decongestionare le rianimazioni. E non solo questo, ma oltre che a far questo, quindi a prendere i pazienti dalle rianimazioni, ovviamente si proteggono le rianimazioni, evitando che molti pazienti giungano nel reparto di rianimazione perché possono essere trattati in pneumologia. Quindi sostanzialmente il quadro che si ha è che le pneumologie al di fuori delle rianimazioni sono i reparti che gestiscono i pazienti più gravi con insufficienza respiratoria. Quindi questo è un dato estremamente importante: da un lato la protezione della rianimazione, dall'altro la decongestione della rianimazione, quindi una doppia protezione sia in entrata che in uscita. Quindi questo è un aspetto, anche questo, estremamente importante che vorrei sottolineare. Solo che purtroppo tutto questo si scontra con altre realtà, perché spiace dirlo, però credo che sia questo il motivo anche del dibattito, che tutto questo lavoro che ho appena descritto e che emerge molto chiaramente da alcune delle domande che sono state poste nel sondaggio, non ha nessun riconoscimento, cioè non viene fatto in virtù di un riconoscimento ufficiale da parte delle aziende ospedaliere o dal Ministero che riconosce queste unità di terapia semi-intensiva o questi posti di terapia semi-intensiva, ma scaturisce soltanto da quella che è la nostra competenza, cioè da una lunga consolidata pratica clinica che è specifica solo e soltanto, e dottoressa, qui ci premo a sottolineare questo aspetto, solo e soltanto della pneumologia e non di altre branche. Vorrei concludere questo mio intervento proprio a tal proposito, ricordando che nell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione di malattie respiratorie, la nostra scuola di malattie respiratorie è l'unica tra tutte le scuole di specializzazione che prevede tra i punti fondamentali della formazione dello specializzando la conoscenza dettagliata, sia clinica che patofisiologica, dell'insufficienza respiratoria e soprattutto il trattamento dell'insufficienza respiratoria attraverso le diverse modalità di ventilazione meccanica non invasiva. Questo è sancito nell'ordinamento didattico della nostra scuola di specializzazione. Ed è questo il motivo, e questo è l'ultimo punto che voglio sottolineare, per cui i nostri specializzandi e i nostri specialisti in malattie respiratorie che sono stati di volta in volta coinvolti nell'emergenza Covid si sono distinti ovunque, da nord a sud, in tutti i reparti, in tutte le occasioni, in tutte le situazioni,
per la loro specifica competenza e capacità professionale, che è dello pneumologo e non di altre discipline. Io con questo ho terminato il mio intervento, che spero dia spunto per ulteriore dibattito, e le restituisco la parola. Grazie, dottoressa. A proposito, perché lei ha acceso i riflettori su una realtà che io non conoscevo, cioè vi prendete cura dei pazienti Covid e di fatto però non avete nessun riconoscimento come terapie semi-intensive. Non è un controsenso? Glielo chiedo anche come presidente eletto della Società Italiana di Pneumologia. Assolutamente, è una discrasia che ha dell'incredibile, perché nella nostra indole, che deriva proprio da quello che studiamo sin dai primi anni di specializzazione, c'è di occuparci della materia, c'è di occuparci dell'insufficienza respiratoria, c'è quella di utilizzare gli strumenti che consentono di trattare l'insufficienza respiratoria, quindi la ventilazione meccanica non invasiva, ma purtroppo per motivi ovviamente che esulano dall'aspetto, diciamo, strettamente clinico, ma vorrei dire di politica sanitaria, non c'è un riconoscimento. Lei ha visto che soltanto un 10% delle unità operative complesse ha dei posti riconosciuti ufficialmente come posti di terapia semi-intensiva respiratoria. Questo ovviamente ha poi tutta una serie di conseguenze che sono quelle che ho citato: meno medici e meno infermieri. Eccomi, mi sentite? Assolutamente, un tema importante sul quale poi torneremo nel corso del dibattito. Io ringrazio il professor Carlo Vancheri anche per questo spunto molto importante. Proprio parliamo di programmazione di futuro e di priorità, quindi quale se non questa. Darei la parola al professor Stefano Centanni, che è professore ordinario di malattie dell'apparato respiratorio dell'Università di Milano, direttore pneumologia degli ospedali San Carlo e San Paolo di Milano. Il professor Centanni è stato in prima linea proprio nelle zone più colpite dal coronavirus e quindi anche sulla base di quella che è stata la sua esperienza, delle diverse difficoltà che ha riscontrato, quali sono le priorità, e torniamo a questa parola chiave, per il futuro, e come implementare l'assistenza e la cura sul territorio, che sarà, lo ricordiamo, un tema centrale del nostro dibattito, anche ripensando alla rete dei dispensari tubercolari ormai smantellata, che però può essere, secondo lei, un modello da attualizzare e ripensare? Ma grazie, dottoressa, è una bella domanda. Mi consenta naturalmente di salutare tutti i colleghi e amici presenti, di ringraziare il professor Richeldi e la professoressa Rugliani, naturalmente anche il ministro per il suo importantissimo intervento a questo dibattito. Io ovviamente, per quello che riguarda tutto quanto avviene di pneumologico in ospedale, non posso fare altro che dichiararmi totalmente d'accordo con quello che ha appena finito dire il professor Vancheri. Ma uscendo dall'ospedale e andando più verso il territorio, io credo che sia giusto fare qualche considerazione, perché a me sembra abbastanza evidente che purtroppo in un paese che si sta avviando ad essere il paese europeo con la più alta mortalità per questa pandemia Covid, è chiaro che ci sono delle cose che non hanno funzionato, ci sono delle cose che devono essere riconsiderate, e tra queste secondo me c'è la medicina territoriale, l'assistenza territoriale. Cioè, in questa fase purtroppo il territorio non è stato verosimilmente messo in condizioni di operare al meglio. E allora io credo che dovendo pensare a una riorganizzazione, dovendo pensare a quello che la disciplina pneumologica può fare per il territorio, io credo che qualche spunto di interesse lo si possa anche prendere dalla storia della pneumologia. Lei citava prima i consorzi provinciali antitubercolari, che sono state un'esperienza estremamente importante di medicina, in qualche modo di medicina sociale. Sono stati fondati, con un regio decreto dell'aprile del 1918, non era ancora finita la prima guerra mondiale, su una proposta di un tisiologo milanese che era Gaetano Ranzoni, che era un allievo di Forlanini a Pavia. È un medico molto attento al sociale, e a lui venne in mente l'idea di
capillarizzare l'assistenza per la lotta alla tubercolosi. Beh, insomma, furono fondati, furono organizzati, non erano presenti in tutte le province, poi durante gli anni successivi e il ventennio, diciamo, il ventennio fascista, furono sicuramente implementati come numerosità, ogni provincia aveva il suo, erano presieduti dal presidente della provincia e ogni comune contribuiva al mantenimento dei consorzi in proporzione al numero degli abitanti, insomma, e quindi furono strutturati in maniera molto importante. Andando a rivedere l'efficacia di questo provvedimento, si possono prendere degli spunti abbastanza interessanti. Per esempio, nel decennio che va dal 1922 al 1931, ci fu una riduzione di mortalità per tubercolosi di circa il 17%, in assenza di qualsiasi provvedimento terapeutico, cioè non arrivarono delle medicine in grado di curare la tubercolosi. Quindi possiamo, come dire, immaginare che il miglioramento delle condizioni socio-sanitarie e soprattutto il miglioramento probabilmente delle condizioni igieniche delle case abbia contribuito sicuramente a questa diminuzione di mortalità, ma tutto il resto è stato sicuramente affidato all'organizzazione, quindi una diagnosi precoce, la tubercolosi, un argomento da cui siamo molto attratti in questo momento, che è l'identificazione dei contatti e anche evidentemente l'isolamento. Insomma, come dire, l'organizzazione è importante. Io credo che in un futuro questo debba essere tenuto in grande considerazione. Peraltro la pneumologia ha una tipologia di pazienti cronici, per esempio, uscendo dall'ambito del Covid, ma immaginando la gestione di patologie sociali di grande importanza come l'asma, come la BPCO, come l'insufficienza respiratoria cronica, come le interstiziopatie, particolarmente la fibrosi polmonare, ma insomma è chiaro che la pneumologia ha dei pazienti che si prestano molto bene, per esempio, a godere dei vantaggi della telemedicina. Quindi l'idea della telemedicina, di cui si parla molto, l'implementazione necessaria con strumenti che possono essere davvero estremamente utili alla gestione di queste patologie, le stesse patologie sono correlate. Quindi insomma la pneumologia può avere davvero un ruolo di grande importanza, ovviamente in accordo con la medicina generale, perché non è immaginabile una gestione come dire, territoriale di queste patologie se non con un grande accordo operativo con la medicina generale e ovviamente immaginando anche l'assistenza domiciliare integrata l'ADI con la componente infermieristica, che anche lei deve essere assolutamente mobilizzata nel tentativo di trovare gli strumenti giusti per dare finalmente al territorio una dignità assistenziale che in questa terribile pandemia Covid sicuramente è mancata. Questi sono degli spunti che offro volentieri alla discussione, perché credo che ragionandoci insieme tutti quanti si possano davvero trovare degli strumenti utili. Professore, tubercolosi, malattia sociale, ma anche il Covid, di fatto possiamo dirlo, è una malattia sociale. E a questo punto, visto che parliamo di dispensari antitubercolari e lei dice che potrebbe essere, anzi, fondamentale poi rispolverare l'idea per il futuro, quello che le chiedo io, anche per far capire a chi ci segue in streaming, come si fa? Come se lo immagina? Come se la immagina una rete oggi? Insomma, ripeto, è chiaro che il modello del consorzio provinciale tubercolare non è ripetibile, come dire, in toto, questo è ovvio, però voglio dire, se dobbiamo imparare qualcosa dal passato, la pneumologia nasce dalla vecchia tisiologia, ecco, noi abbiamo comunque una tradizione culturale estremamente importante. Allora io credo che, ripeto, i consorzi non sono ripetibili, non sono riutilizzabili come tali, ma hanno mostrato una straordinaria capacità organizzativa che ha portato a importantissimi successi. Poi dopo è chiaro, sono venuti i farmaci per la tubercolosi,
la tubercolosi è calata come importanza sociale in funzione dei successi terapeutici che i farmaci hanno potuto assicurare, e i consorzi sono stati poi riassorbiti dall'istituzione Servizio Sanitario Nazionale, sono stati prima dedicati ad altre, alla, diciamo, alla terapia di alcune patologie, asma e BPCO sul territorio, e poi sono sostanzialmente scomparsi. Ecco, quello è un modello, secondo me, organizzativo. È chiaro, ci vogliono infermieri, ci vuole grande accordo con la medicina generale, ci vogliono un numero importante di pneumologi, lo diceva prima il professor Vancheri, ma credo che sarà un argomento che verrà ulteriormente stressato in questo dibattito e in questo congresso. Noi abbiamo avuto un importante riconoscimento di borse di studio per la formazione annuale degli specializzanti, siamo passati da 120 che facciamo fino all'anno scorso a 350, che forse non basteranno ancora, ma sono, è un, come dire, un progetto futuro, perché noi faremo 350 specializzanti fra 4 anni, quindi abbiamo davanti un lungo percorso in cui dobbiamo modellare quelli che ci sembrano gli strumenti ottimali, proiettandoli verso quando il numero di pneumologi sarà sufficiente per gestire. D'altra parte, il dato è questo, le malattie respiratorie sono la terza causa al mondo per morbilità e mortalità dopo le patologie cardiovascolari e le patologie oncologiche, che comprendono il cancro del polmone, che come lei sa è la principale causa di morte per malattia neoplastica, e che nel 60-70% viene diagnosticata in ambito pneumologico. Grazie professore, tra l'altro accennava alla collaborazione con infermieri e medici di base, lo ricordiamo, li avremo anche tra poco, quindi sentiremo anche quelle che sono le loro testimonianze. Certo che all'epoca, appunto parliamo tra il 1922 e il 1931, una riduzione di mortalità del 17% senza supporto terapeutico è stato un grande passo avanti, e lei giustamente ha ricordato che noi ci avviciniamo ad essere uno dei primi paesi in Europa con il più alto tasso di mortalità. Purtroppo è un brutto record, ma credo che ormai con l'andazzo di questa seconda onda, che speriamo non diventi, qui speriamo non succeda una seconda onda bis, o se vuole una terza onda, io credo che questo purtroppo sarà un triste primato di cui noi dovremo farci carico. Però ripeto, tenga presente che la diminuzione del 17% la deve calcolare anche con un aumento di popolazione, perché certo, ho studiato, mi sono preparato, gli italiani nel 21 erano 38 milioni, nel 22 erano 38 milioni, nel 31 erano 41 milioni, quindi è una diminuzione del tasso di mortalità che va anche ulteriormente ampliato per il numero di abitanti del nostro paese. Assolutamente, grazie al professor Stefano Centanni. Diamo il tempo intanto di prepararsi al dottor Adriano Vaghi, presidente dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. Con lui entriamo nella realtà degli ospedali, nella realtà dei reparti, e subito le vado a chiedere quali sono stati i risultati clinici della gestione dei pazienti Covid da parte delle strutture pneumologiche italiane, cioè sono stati curati bene questi pazienti? Sì, diciamo in modo sostanziale. Prima di tutto rinnovo il saluto a lei e a tutti i partecipanti. Vorrei però, prima di rispondere a questa domanda, riallacciarmi un attimino al discorso che aveva precedentemente fatto essenzialmente Vancheri, nel senso che Vancheri ha riportato i dati di un survey recente di qualche giorno fa. Io vorrei essenzialmente riassumere in poche parole quello che è stato, sono stati 3 survey che ha organizzato AIPO da febbraio a maggio 2020, quando proprio nel pieno dell'esplosione della prima essenzialmente pandemia, per vedere praticamente il modello organizzativo, del modello sanitario che ne è venuto fuori, tra cui anche le famose ricadute terapeutiche che lei mi chiede. Le posso praticamente confermare il dato di Vanchieri, che a maggio circa il 90% delle pneumologie che hanno partecipato al survey, ed erano circa il 50% delle pneumologie nel nord e centro Italia, quindi quelle più impegnate, si sono trasformate di fatto in aree semi-intensive Covid, raddoppiando, triplicando i propri posti letti, tanto da aumentare i posti letti delle semi-intensive, di semi-intensiva a indirizzo respiratorio, di circa 1000 unità.
minorità, ma composti da quali pazienti? Pazienti per il 60, 70, 80% in certi periodi era occupato da pazienti essenzialmente con polmonite da Covid, grave insufficienza respiratoria, essenzialmente ventilati non invasivamente, o con alti flussi d'ossigeno, o in CPAP, o addirittura in bilevia. E addirittura un 10%, quasi 1000 pazienti, erano pazienti intubati, quindi ventilati di tipo in modo invasivo, in collaborazione con le rianimazioni. Quindi il ruolo della pneumologia è stato ed è strategico, che è quello di trattare, poter intercettare i pazienti in rapido peggioramento provenienti da reparti di minore intensità. Pensiamo alle medicine, pensiamo ad altri reparti, pensiamo ad un pronto soccorso non organizzato, ma nello stesso tempo di accogliere i pazienti stabilizzati provenienti dalle rianimazioni. E secondo la nostra stima circa il 30% dei pazienti sono stati presi da reparti a bassa intensità e quindi messi in condizioni di sicurezza, e circa un 25% di pazienti sono stati presi dalle rianimazioni, quindi decongestionando le rianimazioni e lasciando il posto libero per altri pazienti. Importante che abbiamo in quel periodo, ma lo stiamo facendo tuttora e i dati di Vanchieri ce lo praticamente confermano, abbiamo accolto circa 600 pazienti tracheotomizzati. I pazienti tracheotomizzati sono stati ventilati invasivamente e sono stati decanulati, cioè la cannula che gli consente di praticamente respirare, che è posta a livello della gola e ovviamente impedisce un ritrasferimento al domicilio del paziente. Il paziente viene effettuato un'opera di cosiddetto weaning e quindi gli si consente di respirare normalmente e può essere, tra virgolette, decanulato. Complessivamente il campione delle pneumologie ha trattato circa 10.000 pazienti, ma per difetto, perché tantissimi pazienti sono stati rinviati nei reparti a bassa intensità. Ecco, quello che ci tengo a sottolineare è il ruolo di appropriatezza della pneumologia. Dove c'era, perché purtroppo la pneumologia non c'è in tutti i grandi ospedali e non c'è in tutti gli ospedali, ha, diciamo, consentito di operare con appropriatezza. Cioè ha evitato quello che si chiama effetto pavimento, cioè lasciare un paziente critico in un reparto che non ha gli strumenti, non ha il monitoraggio, non ha la possibilità di effettuare un efficace intervento di ventilazione, ma non ha soprattutto la competenza dei medici, perché non è sufficiente avere un ventilatore o avere l'ossigeno per fare una buona ventilazione o ossigenoterapia, ed ha nello stesso tempo consentito di evitare lo stesso l'effetto tetto, perché allora in mancanza di una situazione intermedia che cosa faccio? Mando un paziente che è discretamente critico ma non è ancora drammaticamente critico, quindi non ha i criteri per un'intubazione invasiva, direttamente in rianimazione. Ma che cosa faccio in questo modo? Sottraggo delle risorse ad altri pazienti che potrebbero averne veramente bisogno, e questo è un pochettino il centro che bisogna riformulare e riproporre in modo organizzativamente più importante ed esteso a tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda invece l'efficacia dell'intervento che lei mi ha chiesto, abbiamo sempre dei dati molto interessanti, nel senso che di questi 10.000 pazienti, che è il campione su cui ragioniamo, ma va esteso poi su un campione più generale, abbiamo avuto i dati di mortalità. Le mortalità variano ovviamente da reparto a reparto, ma la mediana di mortalità, per quanto siano pazienti estremamente gravi, è stata intorno al 10, 12, 15% massimo. La informo da ex capo dipartimento medico che sia nel progetto nazionale Esiti, sia dai dati italiani, tra l'8 e il 10% è la mortalità che si verifica in un normale reparto medico, soprattutto nel periodo invernale. Un altro dato che sicuramente ha consentito di ottenere questi risultati, sono due dati importanti. È il dato che già a metà aprile, noi abbiamo dati di metà aprile, il 60-70% dei pazienti con polmonite critica ventilati era in terapia con cortisonici. Prima quindi dello studio Recovery,
e prima che le linee guida internazionali, quelle importanti, IRSA, eccetera, eccetera, consigliassero in modo definitivo l'utilizzo del cortisone. Quindi l'utilizzo del cortisone in modo precoce, che adesso diventa sempre più precoce, forse anche addirittura al territorio, proprio per impedire e contenere questa tempesta citochinica, ha sicuramente salvato moltissime vite, così come ha salvato moltissime vite una precoce ed esperta trattamento non invasivo dei pazienti, perché ovviamente di fronte ad una incapacità di gestire l'insufficienza respiratoria in modo non invasivo, l'unica possibilità è quella dell'intubazione, ma l'intubazione è da riservarsi ai pazienti più gravi che non rispondono a tutti i presidi precedenti, perché sicuramente è un meraviglioso presidio salvavita, ma quando si può evitare è importante che si eviti, ma soprattutto è fonte di possibili complicazioni. Un altro dato ancora che ci viene ad aprile, già quasi la totalità dei pazienti ricoverati in pneumologia utilizzava eparina, e in questo momento l'eparina, praticamente il cortisonico e l'approccio ventilatorio non invasivo fatto da persone esperte in un setting corretto sono sicuramente rimedi, sicuramente salvavita. E quindi questi sono dati estremamente importanti. L'altro dato è quello che accennava precedentemente l'amico Cent'anni, cioè la pneumologia ha una vocazione in un certo senso sociale, ha una vocazione di seguire il paziente critico, quindi è critical care, ma è anche gestione della cronicità. Gestiamo i pazienti con BPCO, insufficienza respiratoria, che sono pazienti polipatologici, complessi, li ricoveriamo, abbiamo sempre fatto ventiloterapia dell'insufficienza respiratoria ipercapnica in questi pazienti, per questo abbiamo le skills per trattare anche questi pazienti che hanno un'insufficienza respiratoria prevalentemente ipossemica. Ma noi, i pazienti con asma, BPCO, fibrosi polmonare, li seguiamo negli anni, a volte per 5, 10, 15 anni. Quindi siamo abituati alla gestione del cronico e del cronico complesso. E come ormai è praticamente acclarato e dai dati che abbiamo ricavato, circa il 20-30% dei pazienti che dimettiamo, soprattutto quelli che sono stati ventilati più a lungo, magari intubati, hanno delle sequele pneumologiche e quindi necessitano di un follow-up pneumologico per vedere se il polmone recupererà appieno, se non recupererà e di quali presidi, tra virgolette, hanno bisogno. Ma proprio questo slancio verso, se vuole, il territorio o la cosiddetta socialità ci ha fatto aprire anche a parecchi progetti con i medici di medicina generale. AIPOSTA, veramente producendo alcuni documenti in collaborazione con la medicina generale per quanto riguarda il timing e il tipo di trattamento che si può fare a domicilio, e sta proponendo, in questo senso penso che anche SIP possa assolutamente partecipare, debba in un certo senso partecipare su programmi congiunti per valutare quando il paziente è da trattare al domicilio e quando il paziente può essere invece trasferito, deve essere trasferito in ospedale, e quando poi dall'ospedale deve essere trasferito al domicilio, cosa deve fare, dei programmi riabilitativi domiciliari oppure dei programmi riabilitativi, tra virgolette, ospedalieri. Questo può essere gestito, come diceva benissimo Cent'anni prima, l'amico Cent'anni, anche con progetti di telemedicina, teleassistenza, eccetera, eccetera. E quindi direi che per quanto siamo estremamente impegnati, estremamente ovviamente preoccupati della situazione, abbiamo anche qualche spiraglio di luce e possiamo intravedere sia nella futura utilizzo dei vaccini, ma anche l'utilizzo adesso di modelli organizzativi migliori, di una maggiore appropriatezza, del seguire il paziente in modo attento e in modo continuativo, sicuramente la possibilità di trattare meglio e di avere risultati terapeutici sicuramente migliori. Rimane il problema delle risorse. Noi sui survey che abbiamo fatto sono stati rivolti soprattutto a pneumologie che già avevano delle subintensive organizzate, che hanno ovviamente ampliato. Quindi alcune pneumologie, diciamo un 20-30% ha
subintensive già organizzate che possono essere ulteriormente implementate. È vero che in altre situazioni l'opromogo si è trovato allo sbaraglio, come diceva Banchieri, a dover affrontare dei problemi particolarmente complessi con attrezzature, se volete, e ambienti non adeguati, per quanto la competenza sia una competenza acquisita nel tempo, perché lo pneumologo studia l'insufficienza respiratoria, studia la polmonite ed è il medico esperto in questo settore. Esperienza che bisogna sempre di più, tra virgolette, migliorare, e pensiamo che possa essere riallocata in un modello organizzativo che sia diverso, che sia di maggiore intensità o che ci sia un rapporto ottimale tra la criticità del paziente e l'intensità, e pensiamo, come ha detto all'inizio Luca Richeldi, al modello della neurologia con la stroke e al modello della cardiologia. Ovviamente la pneumologia ha tante altre cose, ma di questo ce ne occuperemo in altre situazioni. Quindi mi pare che gli spunti siano veramente tanti, e quello che ha fatto la pneumologia mi sembra l'abbiamo testimoniato in modo molto preciso. La ringrazio. Grazie dottore per questa fotografia molto dettagliata dei risultati clinici ottenuti e anche gli spunti per il futuro. Io la ringrazio per questione di tempi, andiamo avanti. Intanto invito la dottoressa Barbara Montacavalli ad apparire nel video, perché fin qui noi abbiamo parlato del ruolo centrale della pneumologia, l'impegno di tanti specialisti, e poi un ruolo centrale fondamentale è stato anche quello degli infermieri. Gli infermieri in prima linea, io le chiederei intanto di raccontarci la testimonianza, la sua testimonianza e di tutti gli infermieri, al di là della retorica, se vogliamo, dei giornali che tanto mi metto anch'io in prima linea, abbiamo raccontato, e come immagina e cosa serve fare per la professione del futuro. Grazie, dottore. Grazie, buonasera a tutti, un ringraziamento particolare al professor Richeldi per questo invito e un ringraziamento agli organizzatori per questa accuratezza dei dettagli nel preparare questo momento di riflessione importante e anche intrigante per molti aspetti. Intanto inizio col dire che la retorica degli eroi noi, come dire, l'abbiamo ben compresa e la comprendiamo, però non ci appartiene. Non ci appartiene perché, come già stato detto da più parti, ma anche da molti medici, siamo prima di tutto professionisti sanitari. E quindi quello che abbiamo fatto in questi mesi, in questo anno quasi, è quello che qualunque professione sanitaria avrebbe fatto in condizioni normali e in condizioni ordinarie: prenderci cura dei pazienti. Gli infermieri con la pianificazione dell'assistenza infermieristica, i medici con la diagnosi e la terapia, con tutta la componente clinica, però insomma, non riteniamo di aver fatto cose diverse. Le abbiamo sicuramente fatte in un contesto diverso e in un momento diverso, anche, come dire, emotivo. Ci sono alcuni aspetti delle relazioni che mi hanno preceduto che ho molto condiviso e che sottoscrivo totalmente. Mi è molto piaciuta la relazione del professor Banchieri, ma anche del professor Centani per le puntualizzazioni che hanno proposto, e mi aggancerò a queste puntualizzazioni per questa manciata di minuti per dire come gli infermieri hanno vissuto questo anno particolare. Intanto, come dire, condivido totalmente il ragionamento sulla necessità di ripensare un pochino anche ai diversi setting assistenziali della pneumologia per intensità di cura. Secondo me in questi anni abbiamo un pochino, come dire, considerato alcune specialità, non dico come delle cenerentole, però insomma sono forse un pochino passate in secondo piano. E la loro peculiarità, la loro importanza è uscita in maniera rilevante in questi mesi. Il discorso di avere delle subintensive di pneumologia, credo, come dire, mi viene da dire alle istituzioni che ascoltano, siamo già in ritardo. Siamo già in ritardo perché è vero quanto è stato detto, che in qualche modo può creare
un cordone di sicurezza attorno alla rianimazione sia in entrata che in uscita, ma io lo penso rispetto al paziente, i suoi bisogni di assistenza e i suoi bisogni di cura. Beh, noi spostiamo un paziente da un ambito intensivo, qual è la terapia intensiva, dove comunque, come dire, oggettivamente la modalità di ventilazione è prevalentemente quella meccanica, e tra l'altro con un rapporto, parlo degli infermieri, di 1 a 1 o 1 a 2. Quest'anno diciamo che anche questi standard in qualche modo, come dire, sono stati un po' interpretati oggettivamente, però con un rapporto di ore di assistenza paziente molto alto. Questo paziente esce dalla terapia intensiva, a volte magari non completamente svezzato dal punto di vista della ventilazione, o in questo periodo anche svezzato in maniera veloce, compatibilmente con le condizioni generali, e messo in un reparto internistico, in un reparto di pneumologia, che però, mi viene da dire, soffre ancora di questo sistema dei requisiti di accreditamento, e siamo ancora alle norme che considerano la pneumologia quella tra i reparti considerati di base. Quindi con un rapporto di ore di presenza di personale qualificato, sia medico che infermieristico, ma volendo anche di supporto, come dire, al di sotto del quale non c'è nient'altro, solo attività ambulatoriale. Beh, io credo che intanto questo debba essere profondamente ripensato. Non solo, ripeto, per l'aspetto in qualche modo organizzativo, ma per l'aspetto di sicurezza delle cure dei nostri cittadini. Questa persona assistita passa da avere un infermiere quasi dedicato esclusivamente, o comunque un infermiere per 2 pazienti, a un infermiere che è dedicato a lui insieme ad altri 15, 16, 18, 19, 20 pazienti. E questo è un aspetto importante. L'altro aspetto che mi trovo assolutamente d'accordo con le affermazioni che sono state fatte prima è legato anche alle competenze specialistiche. Beh, noi in questo anno abbiamo visto un utilizzo della risorsa professionale infermieristica con una tale flessibilità e una tale elasticità che oggettivamente, come dire, è andato bene per il contesto di emergenza e per il momento particolare. Non può andare bene nell'ordinario. Noi abbiamo composto equipe infermieristiche dove spesso in turno, insieme ad altri colleghi che non conoscevano nulla di quei pazienti, di quelle modalità assistenziali, c'era un infermiere esperto, che sia trattato della rianimazione piuttosto che di reparti come li hanno in qualche modo inventati, ad alta intensità respiratoria, dove sostanzialmente c'erano pazienti con la CPAP, con la NIV, con altri supporti non invasivi di ventilazione. Qui le competenze in qualche modo si sono create sul campo nel giro di poche ore, di pochi giorni, cercando di andare a comporre equip fatte da infermieri cosiddetti senior, che quindi avevano un'esperienza in quell'ambito, in quel settore, in turno con colleghi che però, come dire, a volte stavano mettendo piede per la prima volta in questo settore, perché soprattutto nella prima ondata, quando si è spento tutto il resto dell'attività e tutte le risorse sono state dirottate sugli ospedali, parlo per la professione che rappresento, le equipe dei reparti ad alta intensità, a media intensità respiratoria sono state composte con infermieri provenienti dai poliambulatori, dalle radiologie, dal dipartimento di salute mentale, insomma, dove dai consultori, quindi dove in qualche modo si spegneva l'attività, venivano utilizzati questi colleghi, questi professionisti. Quindi sicuramente il tema delle competenze specialistiche, di una formazione, la Federazione Nazionale degli Infermieri da alcuni anni sta interloquendo con il Ministero dell'Università e con il Ministero della Salute rispetto a percorsi di formazione specialistica, che sono soprattutto sull'ambito clinico, perché questo è, come dire, rispondente a questi nuovi bisogni di salute e di assistenza dei nostri cittadini, ma è soprattutto rispondente a quei modelli assistenziali, organizzativi e di lavoro multiprofessionale e di interconnessione interprofessionale che vogliamo portare avanti. Perché non è più pensabile che 3 anni di corso di laurea in infermieristica offrano e mettano il professionista nelle condizioni di padroneggiare un ambito di conoscenze che è sempre più vasto, sempre più ampio e sempre più peculiare e particolare. Quindi anche su questo mi trovo assolutamente in linea ed è coerente con i percorsi che stiamo facendo. Ed è coerente soprattutto se vogliamo lavorare garantendo sicurezza delle cure e dell'assistenza ai nostri assistiti,
ma anche condizioni professionali e di esercizio professionale dignitose per tutti i professionisti sanitari. Anche perché avere un infermiere in qualche modo, come dire, specializzato, credo sia di grande coadiuvo anche per tutta la componente medica, perché il lavoro d'equipe è più facilitato, scorre in maniera più fluida, si conosce meglio che cosa ci si può aspettare da un professionista. C'è una forma di adattamento reciproco all'interno dell'equipe che come dire, è di tutto vantaggio per la sicurezza e per il rischio clinico. Alcuni spunti anche rispetto a quello che ha detto il professor Centanni. Anche qua condivido. La pneumologia è quella branca di studio che raccoglie veramente un arco di vita del nostro cittadino, del nostro assistito importante, dalla fase più acuta fino alla long term care sostanzialmente. Perché se pensiamo a tutta la possibilità, tutta la potenzialità di sviluppo della presa in carico di prossimità domiciliare, anche con l'infermiere di famiglia e comunità, così come è stato definito dal decreto rilancio, agganciato sia alle FT dei medici di medicina generale, ma anche agli specialisti ospedalieri. Beh, ad esempio, guardiamo il problema che noi abbiamo avuto in questi mesi rispetto all'ossigenoterapia domiciliare. Quanto potrebbe trovare, come dire, una possibilità di sviluppo, strutturare una rete territoriale per una presa in carico di una persona che, anche senza Covid, perché poi, come dire, è vero che l'occasione è il momento del Covid, ma questo momento di riflessione ci può dare degli spunti interessanti anche per ragionare per un dopo Covid, considerando che tra le principali cause di invalidità e di fragilità delle persone ci sono le patologie croniche, pensiamo alla bronchite, alla BPCO, quindi quanto le attuali patologie croniche, senza parlare della patologia tumorale neoplastica, creano quelle condizioni di fragilità e di cronicità, per cui ci sono setting assistenziali da preferire rispetto al ricovero in una struttura per acuti, che sono ad esempio quelli domiciliari, quelli a bassa intensità, quelli con delle modalità di presa in carico anche come dire, della persona e del suo caregiver in maniera proattiva. Voglio fare una riflessione anche rispetto all'elemento che qualcuno ha citato, in qualche modo una riapertura dei consorzi sanitari, dei sanatori. Beh, questi sono quegli elementi che fanno parte della storia della medicina e della sanità, che non devono essere completamente archiviati, ma devono essere in qualche modo riattualizzati e riproposti rispetto all'attuale contesto sociosanitario e rispetto agli attuali contesti di cura. Ripensare queste forme di presa in carico di questo bisogno di salute particolare ci aiuta in qualche modo anche a sgranare, come dico io, setting assistenziali con livelli di intensità diversi, con professionalità diverse, complementari, con una forte interrelazione e con l'idea del ridisegnare il percorso partendo dal bisogno del paziente. Un momento più acuto, un momento più di bassa intensità, un momento di continuità delle cure e di stabilizzazione. Beh, credo che ripensare e veramente riprendere in mano queste caratteristiche organizzative che forse con troppa facilità abbiamo archiviato, ci può mettere nelle condizioni di creare un'offerta sanitaria e sociosanitaria che sia più attuale, più rispondente alla complessità dei bisogni di salute e di assistenza dei nostri cittadini oggi. E in questo modo consente anche di andare a declinare quelle che sono le funzioni e le competenze specialistiche di ciascun componente dell'equipe, dall'infermiere sul territorio, sul domicilio, sulla comunità, sugli interventi di prossimità, sulla possibilità anche di realizzare interventi di educazione sanitaria, ma di assistenza infermieristica diretta rispetto ad esempio al paziente cronico, pneumopatico, piuttosto che
nel momento attuale alla gestione degli isolamenti domiciliari o alla gestione dell'ossigenoterapia domiciliare, fino ad arrivare ai reparti, spero, insomma, presto diventino realtà ad alta intensità respiratoria, una specie di sub-UTIP, una subunità di terapia intensiva pneumologica. Questo, se c'è da firmare qualcosa, io lo firmo e lo sottoscrivo, perché credo sia doveroso pensarla e attivarla, soprattutto, ripeto, rispetto alla dignità della persona assistita, perché si trova da un livello alto di assistenza della rianimazione a un livello veramente molto basilare dei reparti in genere internistici, in cui tra l'altro la pneumologia è annoverata, meno rispetto ai requisiti normativi di funzionamento e di accreditamento. Un'altra piccolissima riflessione, poi concludo, la volevo fare anche rispetto al ruolo importante che le competenze degli infermieri rispetto all'ambito respiratorio e pneumologico possono avere insieme agli specialisti pneumologi, insieme ai medici di medicina generale, ma insieme anche ad altri specialisti, per tutto quello che riguarda il follow-up del paziente con Covid. Qualcuno l'ha accennato, di quelli stimati relatori che mi hanno preceduto, però e stiamo tutti osservando quanto la ripresa sia difficile, sia lunga, e quindi anche qui inserire queste persone in un percorso di follow-up collegati a un centro specialistico, ma collegati anche alla rete dell'assistenza territoriale, beh, credo sia di tutto vantaggio per il nostro sistema sanitario, sociosanitario, ma anche per l'appropriatezza di presa in carico, di cura, di assistenza di questi cittadini. Quindi concludo dicendo: noi infermieri ci siamo sempre stati, siamo sempre stati al fianco dei nostri cittadini, ma anche degli altri professionisti, e abbiamo anche voglia e necessità di sperimentarci su competenze specialistiche in qualche modo o modelli organizzativi e assistenziali innovativi. Grazie. Grazie alla dottoressa Mangiacalli, che ha portato sul nostro tavolo due temi. Direi il tema della formazione specialistica, molto urgente, perché l'infermiere del futuro, a questo punto, come ce lo immaginiamo, quantità sì, ma anche qualità. E poi il tema della sicurezza delle cure, perché mi metto nei panni di un cittadino che segue il nostro congresso: un infermiere ogni 18-20 pazienti è davvero allarmante. Torniamo però, ha parlato anche dell'ossigenoterapia a domicilio, delle cure a domicilio, di questo parliamo anche con i medici di base, che sono un'altra parte fondamentale del nostro gioco di squadra che stiamo trattando. E abbiamo con noi il dottor Silvestro Scotti, il segretario della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, e poi anche il dottor Claudio Cricelli, che è presidente della Società Italiana di Medicina Generale. Come si può migliorare la medicina sul territorio? Quali sono gli interventi da fare, le proposte per il futuro? Cominciamo con Silvestro Scotti, lo vedete, e sulla base delle testimonianze, che immagino sono tante, che avete raccolto in questi mesi, cosa avete imparato da questa pandemia e appunto cosa fare per il futuro? Beh, credo che, a dire la verità, noi le cose le avevamo anche dette prima, più che averle imparate sulla nostra pelle durante questo periodo, perché formalmente il sistema territoriale è un altro dei sistemi come consultori che sono stati definiti prima, che nel tempo, negli ultimi anni, è stato in qualche modo smantellato rispetto alla capacità di investimento, alla relazione di cura con il coordinamento con le attività specialistiche e la presenza anche di personale all'interno dell'offerta delle cure primarie. Oggi è assolutamente impensabile che un medico di famiglia possa gestire il numero di pazienti, soprattutto in un momento poi in cui si aggiunge un'emergenza di questo tipo, perché è chiaro che noi avete visto quanto era importante, e condivido il ragionamento fatto fino ad adesso sul rapporto tra numero di medici e di infermieri rispetto ai posti letto, no? Però nessuno si pone il problema dello stesso tipo rispetto al territorio. Oggi
se noi consideriamo che ci sono circa 700.000 italiani positivi al Covid, è vero asintomatici, pauci sintomatici, qualcuno in fase anche fino al livello di pre-ospedalizzazione, questi sono tutti soggetti che hanno bisogno di una risposta assistenziale, perché un paziente che diventa positivo al Covid, anche in assenza di sintomi, ritiene di avere il diritto di poter dialogare con un medico. Un dialogo è una relazione di cura che assume e assorbe abbastanza tempo, non è più la risposta spot all'esigenza praticamente di un paziente conosciuto, come può essere un cronico, ma in molti casi, anche visto il fatto che questa patologia ha impattato gruppi di pazienti più giovani che normalmente non frequentano, come dire, con significativa presenza gli studi dei medici di medicina generale, si è ritrovato nello studio del medico di famiglia o nell'impatto col medico di famiglia un insieme di richieste che il medico da solo non poteva mai riuscire a compensare. Oltretutto in assenza di strumenti, perché tutto quella che la discussione si sta facendo e che condivido rispetto alle reti, anche se io le vivo in questo momento più come reti virtuali, perché sinceramente parlare di un processo che porti un'offerta territoriale specialistica confrontabile con quella di inizi del Novecento, dove non c'era un'offerta generalista, non credo sia la proposta che viene dalla SIP, sinceramente. Io credo piuttosto che in questo momento proprio l'evoluzione tecnologica con i device, con la possibilità dei videoconsulti, con la possibilità di una relazione di cura in telemedicina, che e questi sono i dati che dà l'Istituto Superiore di Sanità, prevedono in qualche modo un rafforzamento rispetto a un videoconsulto a distanza in presenza di asset fiduciari che sono tipici della medicina di famiglia, quindi in qualche modo di soggetti che costruiscono proprio grazie alla scelta del paziente, che ricordo è comunque un valore di orientamento di quel paziente anche rispetto all'aderenza alle terapie e quant'altro. È chiaro che oggi ci si prospetta un mondo completamente diverso. Noi siamo passati nel servizio sanitario da una fase in cui molti anni fa il problema principale era una risposta all'acuto, e quindi il modello di cure territoriali, ma come anche il modello dell'ospedale, erano strutturati in una certa modello di offerta, un modello in cui poi andando avanti nel tempo e cambiando anche le percentuali di asset generazionali che ci sono nella popolazione italiana, si è spostato verso la gestione della cronicità. La gestione della cronicità ha fatto credere, a mio avviso, che la risposta debba essere dividere quel paziente in tanti organi o patologie, quando invece sostanzialmente il processo doveva essere potenziare la presa in carico di quella persona con i giusti strumenti e la giusta relazione con chi, appunto, come la pneumologia, ha una valorizzazione approfondita di queste patologie. Questo non è successo, quindi in questa fase, anche nella fase di relazione, per esempio, di terapie domiciliari, in cui la possibilità di un dialogo diretto e coordinato con l'offerta ospedaliera, in presenza ovviamente anche di numeri sufficienti, credo che dai numeri che sono stati detti era abbastanza impensabile che quel medico che fosse nel reparto di semi-intensiva potesse anche fare da consulente a me sul territorio. Ritengo che sarebbe stato un assurdo. Formalmente il processo è quello di cercare di trovare meccanismi che creino in qualche modo questo dialogo. Oggi abbiamo, per paradosso, secondo me, rispetto al Covid, una grande occasione, perché dobbiamo, come è stato già detto da altri, trovare all'interno di questo sistema delle risposte che ci servono per l'oggi, ma ci servono anche per il domani, cose che in qualche modo sono state già dette. Noi adesso stiamo approcciando il sistema di nuovo come un sistema che ha una valorizzazione sull'acuto, e quindi che ha una valorizzazione, abbiamo ristrutturato gli ospedali rispetto alla risposta che bisognava dare in acuto. Ma è chiaro che noi ormai stiamo arrivando piano piano ad avere tra le due ondate circa 1.600.000 italiani che hanno avuto contatto con questo virus a diverse intensità di impatto, e il dato sostanziale è che dovremmo anche capire adesso nel tempo questi pazienti che tipo di comportamento hanno rispetto alle patologie conosciute, rispetto al fatto che per questo Covid in qualche modo pare ci sia anche un'azione multiorgano.
tutto questo non può che il territorio sorvegliarlo. Non credo che ci sia una risposta unica, specialistica, che possa sorvegliare con numeri sufficienti questo tipo di sistema. Piuttosto c'è bisogno di un numero sufficiente di specialisti, soprattutto in questa branca, perché io credo che questa sia una delle branche con cui la medicina di famiglia, rispetto all'approccio per il tempo di cura che è necessario nell'evoluzione di questi pazienti, siano essi cronici, siano gli acuti che possano evolvere nel prossimo periodo, possa trovare le migliori risposte, come si è sempre poi oltretutto cercato. Nell'ultimo periodo sono stati anche finalmente in qualche modo sbloccati dei fondi per permettere di portare negli studi dei medici di famiglia delle strumentazioni che possano permettere di creare un dialogo in cui il videoconsulto non sia tra il medico e lo specialista, ma sia un videoconsulto tra medico e medico in presenza del paziente, in cui il paziente è col suo medico di famiglia e quello può creare un approccio di miglioramento alle cure in qualche modo con una sorta di confronto tra l'asset fiduciario delle cure primarie e l'asset specialistico dedicato specificamente a modelli di consulenza di questo tipo che permettano un migliore impatto nella gestione di questi pazienti. Però il mondo non l'abbiamo certo separato noi. Nel momento in cui in questo paese si fanno scelte come quelle dei piani terapeutici anche per i farmaci, per esempio per la BPCO, è evidente che si decide che c'è un paziente, il messaggio che si dà è che c'è un paziente che fino a un certo punto viene curato da uno, da un certo punto viene curato da qualcun altro, sulla base, per carità, assolutamente di modelli di competenza, ma come se questo poi fosse così facilmente determinabile. E queste sono, secondo me, le premesse che non creano facilità nella capacità di coordinarsi ed evolvere. Perché il rischio è che la pneumologia diventi un pneumologismo e non un processo che invece deve creare un modello culturale di crescita, trascinando non solo i pneumologi, ma anche, per la parte, per carità, di assoluta competenza generalistica, tutti i soggetti con cui i pneumologi hanno a che fare. Questo è, secondo me, un obiettivo di una società scientifica. È quello praticamente di formalizzare e attirare attenzione rispetto alle proprie proiezioni, non nella valorizzazione di creare silos, ma piuttosto quello di rompere quei silos e fare in modo che si ricorra alla possibilità di ricordarci alla fine tutti di essere medici e quindi in qualche modo di coordinarci rispetto alla possibilità di dare le risposte giuste al paziente giusto, al momento giusto, e quando non siamo capaci di poter ricorrere uno all'altro nella capacità di migliorare queste cure. Credo che il Covid ci dia questa possibilità perché, ripeto, siamo in un momento di acuzie che sta per evolvere forse per una parte di questi pazienti in un momento di cronicità, soprattutto per la parte respiratoria, sicuramente questo già da piccoli numeri sembra vedersi. Molti pazienti purtroppo dall'interstiziopatia hanno evoluzioni verso le fibrosi polmonari ed è chiaro che su quello serve il forte apporto della possibilità che il medico di famiglia abbia relazione con la pneumologia e con il pneumologo. E sicuramente ne servono di più perché è assolutamente chiaro che l'offerta, se è stato detto dagli stessi pneumologi, mi pare di aver sentito, che non sono sufficienti per l'assistenza ospedaliera, pensare di organizzare un'assistenza territoriale partendo da quei numeri di carenza che già ci sono e che valgono, ahimè, anche per gli infermieri, perché purtroppo noi parliamo di cose, ma poi se lo associamo, e concludo con l'ultima fase degli ultimi discorsi sulla formazione, purtroppo c'è stato un errore di programmazione nella formazione di questi professionisti che oggi non ci permette di sperare in un modello di offerta di così ampia diffusione e di così ampia numerosità all'interno delle singole discipline. Tutti i sistemi medici sono in carenza, tutti i sistemi infermieristici sono in carenza e devo dire la verità, in questo momento credo che bisognerà trovare delle soluzioni di transizione per migliorare l'offerta ai cittadini, creando dei meccanismi di formazione contemporanei all'inserimento nel Servizio Sanitario Nazionale, altrimenti non credo che il sistema regga già su quello che ha, figuriamoci sugli sviluppi. Non la sentiamo più.
Eccoci, dottor Scotti, abbiamo perso la parte finale del suo intervento e cominciamo anche a stringere purtroppo con i tempi questo dibattito. No, mi ero interrotto io perché pensavo che la sua riapparizione... Io a un certo punto l'ho persa. Comunque mi sembra fondamentale il tema della sinergia e della collaborazione da quello che è stato il suo intervento. Andrei subito da Cricelli con lei, Presidente della Società Italiana di Medicina Generale. Mi permetta, vado dritta al punto e andrei a parlare di quelle che sono le terapie domiciliari, la gestione domiciliare dei pazienti. Sappiamo che c'è un protocollo del Ministero della Salute, le chiedo, basta, è sufficiente? Come vede anche questa strategia dei saturimetri, che di certo sono un contributo per gestire i malati Covid a casa? Buonasera, grazie. Ringraziamento non formale, perché è la prima volta da quando è cominciata questa tragica avventura che abbiamo l'opportunità all'interno di un ambiente protetto, una società scientifica di estremo rilievo che ci offre l'opportunità di confrontarci non soltanto su temi professionali, voi, soprattutto Luca Richeldi, che ringrazio, ma ringrazio tutti voi, e ringrazio uno per tutti, ha posto un problema di una revisione globale, no? L'ha detto Stefano, hanno detto tutti. E questo è il problema che dobbiamo tutti affrontare insieme, cioè una revisione globale dei profili professionali, della programmazione professionale. Io sono convinto da molti anni che la professione, le professioni in genere, siano più mature e più responsabili e consapevoli di quanto non siano addirittura le forze politiche e le autorità sanitarie. Abbiamo percepito in anticipo le carenze, lo abbiamo detto in tanti stasera, e abbiamo proposto per tempo, con una certa lungimiranza, anche le possibili soluzioni. Ci vogliono degli elementi totalmente dirompenti, no? La disruptive, come dicono gli anglosassoni, ci pone davanti all'urgenza di cambiare, ma è difficile cambiare in maniera razionale quando siamo spinti dall'emergenza. Quindi grazie ancora per questa opportunità. Come abbiamo affrontato noi il problema? I saturimetri, guardate, io dei saturimetri non vorrei nemmeno parlare, perché noi abbiamo uno standard all'interno della mia associazione, per la quale io dico, se non volete appartenere ad una società scientifica, risparmiate i soldi, perché appartenere ad una società scientifica vuol dire avere uno standard innanzitutto mentale, di decoro professionale. Sotto quello standard non si può operare. I saturimetri. Noi abbiamo distribuito alcune decine di migliaia di saturimetri, non ai medici, perché i nostri medici ce lo hanno per definizione. Li abbiamo distribuiti ai nostri concittadini, ai nostri pazienti. Quando nessuno parlava dei saturimetri al di fuori del nostro ambiente, del nostro mondo medico, nessuno li conosceva e tutti hanno scoperto con meraviglia l'esistenza di questo straordinario piccolo apparecchio. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del nido d'infanzia della medicina, cioè stiamo parlando della necessità di dare ordine, rigore alla nostra professione a tutti i livelli, ed è per questo che io condivido la vostra posizione. Essere specialisti non significa essere al di sopra degli altri, vuol dire identificare gli elementi disciplinari e dagli elementi disciplinari dare un ordine e un decoro alla professione al di sotto dei quali non si può andare. Ed è la stessa ragione per la quale noi rivendichiamo per la nostra disciplina, perché la medicina generale è una disciplina, un ruolo fondamentale. Ecco, il saturimetro è diventato in qualche maniera il simbolo di una medicina generale, di un medico di famiglia che si prendeva cura. Abbiamo cercato disperatamente di trovare sul mercato dei saturimetri digitali a distanza. Non ce n'erano. E allora abbiamo utilizzato quelli che potevamo in quella telemedicina dei poveri che si fa leggendo, e sono diventati bravissimi, soprattutto i nostri anziani, leggendo a distanza per telefono dei valori di saturazione, e che ha sostituito quella che qualcuno chiama impropriamente la telemedicina. Ma cosa è avvenuto all'interno della professione? Beh, è avvenuto un fenomeno ancora più, diciamo, misconosciuto.
ancora difficile da decifrare. Ognuno per conto proprio ha dato delle regole. Io me lo ricordo quella notte con Silvestro, quando abbiamo fatto il triage, quando i medici non avevano la minima idea di come comportarsi perché nessuno era in grado di dare regole. E noi abbiamo detto immediatamente che occorreva tenere a casa le persone, prendersene carico, seguirle a distanza. Non abbiamo chiuso gli studi non sono mai stati chiusi. Abbiamo definito una serie di regole attraverso le quali la popolazione di questo paese, e stiamo parlando esattamente di quelle persone di cui noi e voi pneumologi ci occupiamo ormai da tanti anni, no? Due tra le più importanti patologie, poi vi dirò in conclusione la ricerca che stiamo facendo e di cui io vi farò dono perché la voglio fare insieme con voi. BPCO e asma, una patologia respiratoria violenta, acuta, alla quale non eravamo abituati, malgrado gli allarmi. Ha detto bene Silvestro, professioni non vecchie, ma professioni pensate in maniera monotematica, monocorde, no? Le malattie non trasmissibili, ci siamo dedicati tutti alle malattie non trasmissibili, a questa osservazione lenta di una popolazione che invecchiava, affetta da 1, 2, 3 multimorbilità. E invece era in agguato la patologia acuta e questo sistema non ha mai pensato di doversi organizzare per l'acuzie. Qualcuno ha ricordato la tubercolosi. Io ero piccolino, molto piccolo, avevo avuto 5 anni e c'era la giornata della tubercolosi. Me lo ricordo perché poi mi sono trasferito in Inghilterra, quindi avevo avuto meno di 5 anni, e ci davano addirittura quei francobollini, me li ricordo, no? con l'immagine della tubercolosi, che noi andavamo distribuendo casa per casa per raccogliere dei fondi. Certo che me lo ricordo. Era un sistema sanitario che non era abituato alle cronicità, pensavo soltanto all'acuzie, anche se la tubercolosi era una strana malattia. E allora noi ci siamo organizzati, abbiamo dovuto affrontare senza nessun supporto da parte di nessuno, eccetto che il supporto che ci veniva direttamente ed indirettamente dall'interno della comunità scientifica, casi mai visti, situazioni assolutamente imprevedibili, terapie che non esistevano. Terapie totalmente empiriche. Io me la ricordo quella sera che parlando con 2 aziende farmaceutiche cercavamo l'idrossiclorochina, ci dissero abbiamo rotto i magazzini da anni, non abbiamo forniture. L'Italia sembrava impazzita, il mondo sembrava impazzito, non soltanto l'Italia, anzi esponenti politici, e tutti correvano ad accaparrarsi la idrossiclorochina. E i medici hanno reagito, ha detto bene Silvestro, del 1.700.000 e rotti 770.000 di persone risultate ufficialmente positive a SARS-CoV-2, tutte 1.770.000, quasi tutte, sono state a casa per poco o per lungo tempo e noi ce ne siamo presi carico con gli strumenti a mani nude, abbiamo detto, che ci davano e ci mettevano a disposizione, compreso il saturimetro. Io me lo ricordo una sera quando mi telefonò da Brescia un mio carissimo amico, un collaboratore, mi disse: questa sera non hanno ricoverato una persona perché hanno detto che 88 di saturazione era ancora un valore accettabile. Questo è successo e lo sapete benissimo che è successo, perché di casi come questo, 88, 90, 89, che ballavano con unità di terapia intensiva piene, con reparti Covid pieni, stracolmi, era l'estremo confine dell'assistenza domiciliare. E abbiamo insieme combattuto questa battaglia, anche se apparentemente lavoravamo su 2 fronti, ma non abbiamo mai lavorato su fronti diversi. Una medicina generale, come tutti i comparti del sistema sanitario, mal programmato, anzi assolutamente non programmato, ma chi mai si è occupato di capire le necessità numeriche e necessità di contenuti specifici, oltre che dei numeri in rapporto al fabbisogno, alla previsione? Ma chi mai ha avuto, no, questa intelligenza superiore e capacità programmatoria? Sto parlando, dopo di me parlerà Andrea Urbani, quindi non sto parlando a Cataccio, lei sa benissimo quante volte abbiamo affrontato il problema della necessità di programmazione. Per concludere, cosa stiamo studiando e cosa abbiamo studiato? Beh, questo è il piccolo dono che io vorrei fare alla Società Italiana di Pneumologia, agli amici della Società Italiana di Pneumologia. Noi abbiamo osservato con il nostro centro di ricerca alcune decine, centinaia di migliaia di pazienti con Covid, compresi quelli ospedalizzati. Abbiamo cercato di comprendere quale fosse il rapporto
tra il rischio connesso alla patologia respiratoria, l'abbiamo presentato al nostro congresso, ma ve lo manderò domani stesso, se mi consentite, e abbiamo scoperto, per esempio, che la BPCO, questi pazienti ospedalizzati, che andavano incontro a complicanze più o meno serie, sono dati complessi, multivariati, rappresenta un elemento determinante di rischio, mentre non lo è l'asma. E abbiamo anche osservato come le terapie alle quali queste persone erano sottoposte, ritorno al discorso di Silvestro Scotti, la terapia, l'uso dei farmaci non è un'esclusiva dei livelli, ma della capacità di sapere. Il motto della mia società è chi sa, sa, e chi non sa, peggio per lui. Noi crediamo nel sapere, nella scienza. Non esiste differenza tra professionisti sulla base di essere marescialli, colonnelli o generali. Noi abbiamo l'uniformità, il grande vantaggio e la superiorità della scienza, della conoscenza. Ebbene, abbiamo osservato e stiamo osservando quanto abbia inciso l'aderenza terapeutica a complesse terapie per il trattamento della BPCO e dell'asma nella gravità e nell'incidenza del tasso dei ricoveri dei pazienti che sono stati ricoverati per Covid-19. Questo insegnerà non soltanto alla scienza, ma all'organizzazione sanitaria quanto sia importante la presa in carico delle persone, una corretta terapia, una corretta aderenza ai farmaci, una somministrazione tempestiva a tutti quelli che ne hanno bisogno, perché Covid ha dimostrato di essere un fattore di rischio cardiovascolare, un fattore di rischio pneumologico e di chissà quante altre malattie Covid diventerà fattore di rischio, mentre noi eravamo convinti che fossero i fattori di rischio ad essere un rischio per Covid. Io vi saluto ancora, vi ringrazio. Io credo che dobbiamo continuare questo percorso di ragionamento sui ruoli delle professioni ed è un ragionamento che ci deve vedere forti ed uniti nell'affermare la competenza professionale come elemento fondamentale, non dei numeri, ma della qualità professionale di cui noi siamo espressione. Grazie ancora. Grazie, grazie al dottor Cricelli. Approfitto di lei per chiederle se dovesse dare anche solo un consiglio al dottor Urbani, che al quale stiamo per dare la parola, anzi prego Andrea Urbani, il direttore generale della programmazione del Ministero della Salute, di cominciare ad accendere la videocamera. E vi ricordo a tutti che dopo questo intervento di riaccendere tutte le telecamere a fine dibattito per il saluto finale. Dunque, così vi faccio passare la parola anche perché poi al dottor Urbani vogliamo anche chiedere altro. Dunque, prego Cricelli. Ma io non ho da chiedere nulla ad Andrea Urbani, vorrei ricollegarmi all'ultima volta che ci siamo visti al Ministero, Andrea, prima di Covid. Sono anni che noi cerchiamo di collegare la programmazione sanitaria, no? Che è un gesto, voglio dire, superiore. Da sempre il Dipartimento della Programmazione Sanitaria e la Direzione Generale sono stati considerati il cervello pensante della sanità, no? E abbiamo cercato con grande insistenza, ma senza risultato, di far capire che c'è una stretta vicinanza, il dottor Urbani lo sa benissimo, tra la nostra capacità di leggere la sanità, i dati della sanità, e la capacità che deve avere un sistema sanitario di leggere quei dati. L'organizzazione non è un fatto che si fa a tavolino con gli schemi, l'organizzazione si fa sulla base delle esperienze che i professionisti sanitari possono portare. E abbiamo parlato tutti. Allora, noi abbiamo fatto in parallelo, Andrea, e lo dico a tutti gli amici, Covid Search e Covid Alert. Vi annuncio che l'altro ieri Istat ha validato insieme con noi i numeri che una rete di 6 milioni di pazienti gestita da 4.000 medici di famiglia, e non sto parlando di premi Nobel, sto parlando di persone che fanno quotidianamente il proprio lavoro, riesce ad intercettare in maniera tempestiva e ad avere le stesse curve patologia, di ricoveri, e noi stiamo seguendo il recovery study, ma questa cosa alla programmazione sanitaria, insieme col contributo che possono dare gli amici specialisti pneumologi, la medicina generale, sarebbe di fondamentale importanza, perché da quei numeri si comprende che cosa possiamo fare e che cosa potremo fare. Quindi questo è il viatico che io offro a tutti gli amici che sono qui presenti stasera e in particolare al direttore generale della programmazione sanitaria.
Prego, io darei subito la parola ad Andrea Urbani per poi tornare anche su altri due temi prima di chiudere. Purtroppo siamo lunghi con i tempi, quindi se può dare risposte brevi ci viene incontro. Grazie, direttore. Vista l'importanza degli argomenti è oggettivamente complicato non fare un ragionamento, però proviamo a rispondere a flash. Sai che con me sfondi una porta aperta, Claudio, perché noi siamo nel... Diciamo, io sono il fautore della programmazione al Ministero, nel momento in cui sono arrivato ho impostato un lavoro che è finalizzato a identificare dei modelli previsionali, che vuol dire prevedere quel che succederà da qua a breve, medio e lungo periodo, per capire quale sarà il fabbisogno di salute e le conseguenti fabbisogni di risorse, compreso i fabbisogni di personale e di qualifiche di personale sanitario e parasanitario, per intercettare i bisogni di una popolazione, i bisogni che cambiano, popolazione che cambia e soprattutto tecnologia e innovazione che cambiano. E questo l'abbiamo fatto anche usando le tue banche dati, che sono molto profonde, che ci hanno dato delle informazioni importanti, mi riferisco al search, per poter stratificare la popolazione e avere delle evidenze. Quindi è chiaro che è un ragionamento ed è uno stimolo che non mi coglie impreparato e che soprattutto ha tutta la mia condivisione. Adesso non la faccio lunga sull'argomento perché sennò vi intratterrei per mezz'ora. Prego. Deve aprire il microfono. Errore mio, infatti. Stavo controllando come eravamo disposti sullo schermo. Intanto grazie al dottor Cricelli, che resta ovviamente collegato per i saluti finali, e la invito a chiudere il microfono come facevo io sbagliando fino a poco fa, così sentiamo il direttore Urbani. Dunque, c'è un tema sul quale vado subito a chiederle se ci può dare qualche rassicurazione. Il ministro Speranza nell'intervento di saluto a tutti gli pneumologi ha detto che farà di tutto per aumentare quelle che sono le risorse del recovery plan, perché sappiamo 9 i miliardi destinati alla sanità, quando per un piano di riforma nazionale ne servirebbero 65. Ecco, immagini la preoccupazione da parte dei medici, ma anche dei cittadini, soprattutto dopo questa pandemia. Sì, di risorse ne abbiamo messe già per circa 9 miliardi fino ad oggi, cioè da febbraio l'altro giorno abbiamo investito ulteriori 9 miliardi nel servizio sanitario, cosa che non si era mai vista, penso, dalla notte dei tempi, e l'abbiamo investiti in oltre 4 miliardi in risorse umane e 1,5 miliardi per potenziare le strutture, le aree critiche, e il resto per la gestione dell'emergenza. Quindi il punto non è tanto trovare i soldi, il punto è avere un modello, identificare un modello, una visione condivisa per procedere ad un ammodernamento che è stato richiesto, di cui ne sentiamo tutte le esigenze, del Servizio Sanitario Nazionale. Questa pandemia, a mio modo di vedere, ha dimostrato tutto il valore del nostro servizio sanitario, ma anche i limiti di un servizio che per troppo tempo ha messo sotto al tappeto alcune questioni e le ha sepolte, che oggi ci sono tornate alla ribalta in maniera importante. Perché però? Per tutto c'è un motivo. Noi veniamo da 10 anni di attenzione, per usare un eufemismo, ai costi del servizio sanitario, perché 10 anni fa eravamo in sostanziale default, in fallimento. Quindi se non si metteva mano a una sorta di riorganizzazione, razionalizzazione di alcuni fattori di spesa, noi oggi non stavamo a parlare qua di un servizio sanitario pubblico. Ricordo a tutti noi che l'Italia ha l'ultimo sistema sanitario universalistico pubblico e in equilibrio economico e finanziario al mondo, perché siamo un sistema pubblico a tutti gli effetti, a differenza di molti nostri partner del mondo industriale, dove sostanzialmente ci si finanzia con le mutue, quindi con le assicurazioni, ci si rivolge a provider privati. Poi le assicurazioni sono obbligatorie, ma è un'altra cosa rivolgersi a un servizio sanitario che è fatto di ospedali pubblici, dipendenti pubblici, personale pubblico o convenzionato come la medicina generale. L'Inghilterra, che è l'unico paese confrontabile a noi,
ha bisogno di 4 punti di PIL per continuare a garantire le medesime prestazioni. Quindi, cosa dico? Noi abbiamo impostato, il Ministro ci ha chiesto di lavorare a un'opera di manutenzione straordinaria, e il Recovery Plan ne è stata l'occasione, e abbiamo identificato e condiviso una serie di iniziative di potenziamento e di ammodernamento dall'ospedale, cui eravamo già partiti in epoca Covid. Noi abbiamo dato, io ho firmato una circolare, mi ricordo ancora il 1 marzo, dove ho chiesto di potenziare, di aumentare del 50% le terapie intensive e del 100% le aree mediche dedicate. E abbiamo a maggio messo 1,5 miliardi di euro per adottare i famosi piani Covid. Cosa sono i piani Covid? Vuol dire incrementare strutturalmente di 3.500 posti letto le terapie intensive, quindi passare da 5.000 a 8.500, ma per dare una risposta a tutte le suggestioni, le richieste e soprattutto le prese d'atto di necessità emerse da questo confronto, per potenziare di altri 2.000 e quasi 300 posti letto le aree semi-intensive, cioè quei luoghi dove sono stati curati, come è stato rappresentato fino ad oggi, i pazienti che avevano un livello di criticità importante, ma non tale da dover andare ad occupare dei posti di area critica. Abbiamo consegnato quasi 4.000 ventilatori intensivi, 3.500 ventilatori subintensivi, insomma c'è stata un'opera importantissima di crescita della risposta in area critica e semicritica, chiaramente non in maniera strutturale, perché non si poteva fare in maniera strutturale in 2 mesi. Con il decreto rilancio abbiamo messo i soldi per consentire alle regioni di incrementare in maniera strutturale la risposta in area critica per i numeri che vi ho rappresentato. Ci vorranno dei mesi perché si realizzino queste attività, ma diventeranno patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale. È chiaro che non basta, perché come è stato ricordato fino ad oggi, un posto letto non fa il servizio se dentro non c'è personale qualificato e soprattutto corretto per numero in relazione alla risposta assistenziale. E questo è un problema oggettivo del nostro servizio sanitario, cioè una programmazione coerente con i bisogni attuali e soprattutto futuri. In questo lavoro è evidente che qualcosa è saltato. A noi mancano rianimatori e anestesisti, mancano radiologi, mancano molti pediatri, c'è stato gli infermieri. Il problema degli infermieri è che fortunatamente ne abbiamo la disponibilità al di là delle esigenze di specializzazione, come è stato correttamente ricordato dalla Presidente Mangiacavalli, ma c'è disponibilità di risorse da acquisire, tant'è che stiamo in legge di bilancio prevedendo investimenti per mettere a regime tutto quello che abbiamo acquisito in maniera straordinaria. In questa fase lo manderemo a regime, mentre per i medici molte discipline, molte scuole di formazione, per i problemi che sono stati rappresentati oggi, non hanno la disponibilità di far uscire professionisti preparati, pronti per essere assunti, e non ce l'hanno già a bisogni attuali. Pensate a bisogni futuri, perché l'innovazione in sanità corre in una maniera, galoppa l'innovazione, quindi se siamo in ritardo con la programmazione attuale, noi già dobbiamo ragionare sulla programmazione di quelli che saranno i bisogni delle professioni da qua a 10 anni. E quindi esatto, su questo ci si sta mettendo mani. Il Covid è stata un'occasione, come dicevo, per prendere atto immediatamente che forse la fase del definanziamento, per usare un eufemismo, nel servizio sanitario è oggettivamente terminata. E lo era, badate bene, lo era già prima del Covid, perché il Ministro Speranza ha messo 3,5 miliardi sul fondo sanitario prima del Covid e quasi 600 milioni di euro per togliere il super ticket. A questi si aggiungono 9 miliardi che abbiamo speso in questi mesi, buona parte delle quali andranno a regime, più tutti i fondi del Recovery Fund, del Recovery Plan, sul quale la partita è, come leggete, ancora tutta aperta. Dove dobbiamo andare ad investire
E beh, sicuramente su quel che è mancato in questa pandemia. Anche cioè, perché diciamo che il ministro ha appunto detto che farà di tutto per aumentare le risorse, quindi il fatto che la partita sia ancora aperta non può che in qualche modo anche rassicurarci. E colgo l'occasione per riprendere anche quelli che sono stati i temi che abbiamo affrontato durante questo dibattito. Due su tutti, così andiamo anche per flash e con lei tiriamo un po' le fila del discorso. Da un lato ci sono i saturimetri, come sentivamo prima anche dai medici di base, come aiuto effettivo anche proprio per la cura a domicilio, e dall'altro le chiedo invece cosa ne pensa di quello che si è detto all'inizio del congresso sui dispensari antitubercolari. È un'idea che può essere ripresa, è un'idea che in qualche modo può alleggerire la pressione sugli ospedali e dare un aiuto ai cittadini e ai pazienti con malattie respiratorie? Allora, sicuramente sono spunti di cui si terrà conto. Già il patto per la salute che abbiamo licenziato a dicembre prevede di rimpostare il territorio, che è stato un po' il grande assente di questa pandemia. Lo faremo condividendo le opportunità e le esigenze con le regioni, con le società scientifiche, con le categorie. È chiaro che noi, dovendo scegliere una priorità, la priorità sarà investire pesantemente sul territorio in termini di assistenza domiciliare, di telemedicina, di teleassistenza, di investimento sulle professionalità, sui professionisti nuovi che dovremmo acquisire e sui professionisti che già esistono, e mi riferisco alla medicina convenzionata, che dovremmo mettere in condizione di svolgere il proprio ruolo. Come? Attraverso le dotazioni strumentali, una piccola parte di questa è già stata licenziata in queste settimane, come ha ricordato Scotti, abbiamo previsto oltre 200 milioni di euro, 235, per aiutare gli studi di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, per avere quelle tecnologie che gli consentono di esercitare il loro lavoro, ma poi andranno anche dotate di quelle risorse di supporto attraverso la cui collaborazione potranno svolgere al meglio le loro attività. Non c'è una bacchetta magica, un singolo, una singola soluzione che risolve il problema. C'è una progettualità molto articolata e complessa che investe tutti gli attori e tutti i livelli della gestione territoriale, che è fatto di persone, di uomini, di professionalità, di strutture, di edilizia e di tecnologia. Fondamentalmente per mettere il cittadino al centro della gestione del servizio sanitario e quindi evitare che debba sempre cercare, come un rabdomante cerca l'acqua, un luogo dove trova una risposta. Siamo noi che dobbiamo spostarci dove si trova il cittadino e il paziente, addirittura da quando è ancora sano, per evitare che poi, e quindi parliamo di prevenzione, una medicina proattiva e quant'altro. Quindi ci sono progetti molto articolati e complessi, la capacità di metterli a terra dipenderà dalle risorse che ci verranno messe a disposizione, ma soprattutto dalla condivisione di una visione con tutti gli stakeholder del sistema. Quindi oggi è una giornata importante perché raccogliamo molti spunti di riflessione e continuiamo confronti che teniamo abitualmente. Voglio ringraziare Luca Richeldi e tutti i partecipanti, i presentatori, gli attori di questa iniziativa, per l'occasione che mi hanno dato di ascoltare innanzitutto e di acquisire spunti. L'impegno del ministro è stato chiarissimo. Adesso, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, lavoreremo per quella che noi chiamiamo una manutenzione obbligatoria a 40 anni data di un servizio sanitario nazionale che ha un valore, ma come dico io, non dobbiamo vergognarci di ammettere che ha anche qualche limite. Beh, non resta che augurarvi, che augurarle buon lavoro. Grazie Andrea Urbani, ha citato tutti i partecipanti a questo dibattito, che a questo punto inviterei a riaccendere la webcam per i saluti finali. Coinvolgo il professor Luca Richeldi per i saluti e per le conclusioni. E grazie di nuovo. Grazie Giorgia, io la ringrazio a nome dei miei colleghi per la brillante conduzione. Non era facile mettere insieme dei personaggi così anche complessi e complicati su un tema molto difficile. Io colgo veramente l'ultimo spunto di Andrea Urbani, che ancora una volta ringrazio per essere stato con noi fino a quest'ora
e vi invito a lavorare tutti insieme. Io questa sera mi sono sentito veramente parte di una famiglia che sta cercando di ristrutturare il condominio in cui abitano tutti insieme. Credo che questo sia lo spirito che ci guida. Prendo gli spunti dei colleghi che hanno detto che il Covid deve essere colto come un'opportunità per dire a tutti che noi ci siamo, certamente i pneumologi sono stati in prima linea, vogliono essere in prima linea, vogliono essere parte di questo percorso di rinnovamento del nostro bene che è il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi io a questo punto direi di lasciarvi liberi, di andare alle vostre cene, immagino casalinghe, anzi spero veramente casalinghe, senza assembramenti. Noi cominciamo i lavori di questo 21° congresso, e spero saranno proficui, e davvero vi ringrazio in maniera affettuosa per la vostra partecipazione e per il vostro contributo. A presto. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci. Ciao, buona serata. Ciao. Buona serata, arrivederci, complimenti. Ciao, grazie.